Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. Buongiorno, benedizioni da parte del nostro Signore Gesù, che è qui in mezzo a noi. Sono il pastore Romolo Giovanardi, vengo dalla comunità Fonte di Vita di Modena, sono il pastore di questa comunità. Sono in questo momento in Irlanda per tradurre i messaggi del dottor Cecil Stewart. Messaggi che sicuramente vi incoraggeranno, messaggi veramente che vi faranno comprendere quanto è importante stare col Signore, rimanere col Signore e far sì che il Signore veramente permei la nostra vita in ogni angolo. Dobbiamo parlare come parla il Signore, agire come agisce il Signore, pensare come pensa il Signore, fare come farebbe il Signore. Non è possibile, purtroppo, con le nostre forze, no, ma con Lui tutto è possibile. Vi invito ad ascoltare con grande attenzione i messaggi che vengono dati, perché sono messaggi che vengono direttamente dal quartier generale. Io so quanta preghiera, quanta meditazione c'è dietro questi messaggi. Vi benedico, vi mando un abbraccio, se avete bisogno c'è il mio numero sullo screen e saremo felici di pregare per voi. Dio vi benedica e ora ascoltiamo con attenzione la parola di Dio. Viva Gesù! You're watching Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. I'm excited about this wonderful theme that I began in our last program. Nell'ultimo programma abbiamo avuto un tema molto importante, sono veramente contento di questo. It's entitled Wake Up. È intitolato Sveglia. God wants us to wake up. Dio vuole che ci svegliamo. To His wonderful blessings. Affinché noi conosciamo le sue meravigliose benedizioni. And His wonderful plan. I suoi piani meravigliosi. So listen carefully. So ascoltate attentamente. And if you can take notes of the scriptures, do so. E se potete prendere nota delle scritture, fatelo. And don't forget to respond and let us know you're watching. E non dimenticate di risponderci, farci vedere se farci sentire se vedete. Send us your prayer requests. Mandateci le vostre richieste di preghiera. And we will pray for them. Noi pregheremo per voi. I'm also going to pray over you toward the end of the program. E alla fine del programma voglio pregare su di voi. And I will invite you to pray for us. E io vi invito a pregare per noi. Because when you pray for others, God blesses you. Perché quando voi pregate per gli altri, il Signore benedice voi. In the previous session we referred to Jeremiah. Nella sessione prima ci siamo riferiti a Geremia. It was a time of great distress. Era un momento di grande carestia. In the land where Jeremiah lived. Nel paese dove viveva Geremia. In Jeremiah 32:15. In Geremia 32:15. The Lord spoke to him. Il Signore gli parlò. He watched the land burning with fire. Lui guardò il paese che stava bruciando. Things looked completely finished. Le cose sembravano completamente finite. And no hope was there. E non c'era nessuna speranza. But God said to him. Ma Dio disse a lui. Wake up, Jeremiah. Svegliati, Geremia. It's not over. Non è finita. There will be houses and vineyards again. Ci saranno ancora case e vigne. In this land. In questo paese. Even though it looks like everything is burnt up. Anche se sembra che tutto sia bruciato. It looks like the enemy has won. Sembra che il nemico abbia vinto. But no. Ma no. God says. Dio disse. There is a future. C'è un futuro. Houses and vineyards will be built again. Le case e le vigne saranno comperate di and nuovo. Then he said in Jeremiah 32:27. E poi disse in Geremia 32:27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Io sono il Signore di tutto. Is there anything too hard for me? C'è qualcosa di impossibile per me? So God can turn it right around. Perciò il Signore può cambiare ogni cosa. As He's done for millions of others. Come ha fatto per milioni di altri. So I gave you several points. Perciò vi ho dato alcuni punti. That you can awake to. Che potete veramente controllare e vedere. Jeremiah was awakened to the vision of the kingdom. Geremia fu praticamente svegliato e si svegliò nella visione del regno di Dio. And he woke up to that purpose and vision. E si svegliò per questo scopo e questa visione. Secondly, he was awake to what God was saying. He was secondo listening. Lui fu svegliato per quello che Dio diceva. Number three, he was awakened about bringing unity. E terzo, gli fu chiesto di portare unità. So God
awakens us so we can join hands with others. Il Signore ci sveglia, ci dice unisci le mani con gli altri. And fulfill His purpose. Affinché tu possa riempire il mio scopo, compiere il mio scopo. Number four. Numero quattro. Wake up to the authority you have as a believer. Svegliati all'autorità che tu hai come credente. You're not a victim, you're a victor. Tu non sei una vittima, sei una persona vittoriosa. Your prayers matter. Le tue preghiere contano. Your testimony is powerful. La tua testimonianza è potente. God's plan is in front of you. Il piano di Dio è davanti a te. So don't be turning aside. Perciò non metterti da parte. Just because it looks like everything is going wrong. Perché sembra che tutto quanto ti vada male. Wake up. Sveglia. There's still a good future. C'è ancora un buon futuro. And a good hope. È una grande speranza. In Matthew 7:29. In Matteo 7:29. Scripture speaks about Jesus. La scrittura ci parla di Gesù. It says he spoke as one having authority. E ci parlò dell'autorità. And not as the scribes. E ci descrisse l'autorità. When Jesus spoke, light came. Quando Gesù parlò, la luce venne. When Jesus spoke, demons came out. Quando Gesù parlò, i demoni sparirono. When Jesus spoke, the lame were healed. Quando Gesù parlò, gli zoppi cominciarono a camminare. Lives were given a new lease. Alle vite fu data una nuova speranza. So we want to be awake. Perciò noi vogliamo essere svegli. To what God is saying. A quello che dice il Signore a noi. So number five. Numero cinque. Wake up. Sveglia. To God's provision and purpose. Allo scopo e alla provvigione di Dio. He has provided the very thing you need. Lui ti ha dato tutto ciò di cui hai bisogno. The peace you need is already provided. La pace di cui hai bisogno è già tua. The forgiveness is already yours. Il perdono è già tuo. Wake up. Sveglia. To the provision and purpose. Alla provvigione e allo scopo. God has for your life. Che Dio ha per la tua vita. He has a purpose for you. Lui ha uno scopo per te. The Bible tells us clearly. La Bibbia ci dice chiaramente. In Ephesians 2:10. In Efesini 2:10. You are His workmanship. Tu sei il suo capolavoro. Created in Christ to good works. Creato in Cristo per le opere buone. Which He has ordained in advance. Che Lui ha ordinato in anticipo. That you should walk in them. Che tu possa camminare in esse. So wake up. Perciò sveglia. To God's purpose. Allo scopo di Dio. In Hosea 4:6. In Osea 4 versetto 6. It says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. A lot of people are lost because they don't know about forgiveness. Molte persone sono condannate perché non conoscono il perdono. A lot of people feel condemned because of their own mistakes. Molte persone si sentono condannate per gli errori che hanno commesso. But in Romans 8 it says there is no, therefore now no condemnation. Ma in Romani si dice non c'è più nessuna condanna. To those who are in Christ Jesus. Per coloro che sono in Cristo Gesù. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Che non camminano più secondo la carne ma secondo lo Spirito. Jesus took care of the guilt and condemnation. Gesù ha preso su di sé la colpa e la condanna. When he took the sentence of our sins on himself. Quando ha preso il peccato su di sé. And he shed his blood to free us. E lui ha sparso il suo sangue per renderci liberi. From all the consequences of sin. Per tutte le conseguenze del peccato. In 1 Corinthians 16:9. In 1 Corinti 16:9. Paul was given a great vision. A Paolo fu data una grande visione. And saw a door of opportunity opening. E vide una grande opportunità che si apriva. He said, "A great door of opportunity has opened to me." Disse una grande porta di opportunità si è aperta davanti a me. But there are many adversaries. Ma ci sono tanti avversari. Yes, he saw the adversities. Sì, vide le avversità. But he saw the door more. Ma vide di più la porta. And he continued to go forward. E continuò ad andare avanti. So wake up. Perciò sveglia. To the power of the Holy Spirit. Alla potenza dello Spirito Santo. Because God is with you. Perché Dio è con te. And the scripture also says in 1 John 3:8. In Prima Giovanni 3:8 ci dice la scrittura. For this purpose the Son of God was manifested. Per questo motivo il Figlio di Dio si è manifestato. That he might destroy the works of the devil. Che lui
distruggerà le opere del nemico. And the works of the devil have been destroyed in the lives of millions of people. E le opere del diavolo sono state distrutte in milioni di persone. And they've been set free from drug abuse. E sono state liberate dalla droga. From a life of crime. Dalla una vita di crimini. From a life of hopelessness. Da una vita di mancanza di speranza. And they now have a purpose. E ora hanno uno scopo. Because the works of the enemy. Perché le opere del nemico. Has been defeated. Sono state sconfitte. In Acts chapter 26:19. In Atti 26:19. The Apostle Paul said, l'apostolo Paolo ci dice, I was not disobedient. Non sono stato disobbediente. To the heavenly vision. Alla visione celeste. When the Lord appeared to him on the Damascus road. Quando il Signore apparve a lui sulla via di Damasco. Paul fell on his face. Paolo cadde sulla faccia. His name was Saul then. Il suo nome allora era Saulo. But Jesus said to him, Rise and get on your feet. Ma il Signore disse, alzati, rimettiti in piedi. For I have appeared to you for this purpose. Perché io ti sono apparso per uno scopo. To make you a minister and a witness. Per farti un ministro e un testimone. Of what you have seen and what you will yet discover. Di quello che hai visto, di quello che scoprirai ancora. He said, I'm sending you to the Gentiles. Io ti mando dai gentili. You'll turn the hearts of people from darkness to light. Tu farei sì che i cuori di tante persone dalle tenebre vadano alla luce. You'll turn their hearts from Satan to God. Tu cambierai i loro cuori da Satana a Dio. And they will receive forgiveness of sins. E loro riceveranno il perdono dei peccati. And an inheritance among those who believe. E l'eredità per coloro che crederanno. My goodness, God has such a big future. Che meraviglia, il Signore ha un grande futuro. So wake up. Perciò sveglia. Don't let the devil walk all over you. Che non permettere al diavolo di camminare su di te. You're more than a conqueror. Tu sei più che un conquistatore. And God is for you. E Dio è per te. Next, wake up to the promise and power of the Holy Spirit. Adesso sveglia alla potenza e alle promesse di Cristo. Wake up to the power of the Holy Spirit. Sveglia alle promesse dello Spirito Santo. In Acts 1:8 it says. Sveglia la potenza dello Spirito Santo. In Atti 28 si dice: You shall receive power. Voi riceverete potenza. After the Holy Spirit has come upon you. Dopo che lo Spirito Santo sarà sceso su di voi. And you shall be witnesses. E voi sarete testimoni. To me. A me. Both at home and to the uttermost parts of the earth. E tutte le parti del mondo. So you have power. Perciò tu hai potenza. And the Scripture says also in 2 Peter 1:3. In 2 Pietro 1:3 dice la Scrittura. That the Lord has already given to us che il Signore ci ha già dato all things tutte le cose that pertain to life and godliness che sono per la bontà e per la vita. You have been given everything you need. A te è stato dato tutto ciò di cui hai bisogno to get through your struggles affinché tu possa superare tutte le tue prove to see things turn around affinché tu veda che le cose cambiano. Don't let the enemy pull you down. Non permettere al nemico di tirarti giù. I heard this story about a man who had put, I think it was 4 crabs in a bucket in a container. Ho sentito la storia di quest'uomo che aveva messo 4 granchi in un secchio. And of course the crabs started to try and climb out. Naturalmente i granchi cercavano di uscirne. As soon as the first one was almost out of the bucket. Uno stava già uscendo ed era lì che stava per uscire da questo secchio. Another crab came behind him and pulled him back. Un altro granchio arrivò a lui e lo tirò giù. And that is what the devil likes to do. Questo è quello che il diavolo vuole fare. To pull you down. Vuole tirarti giù. Even some other people. Anche altre persone. They pull you down. Ti possono tirare giù. Even some so-called Christians. Anche alcuni che si chiamano cristiani. When they see you doing well, they like to pull you down. Quando ti vedono fare bene, cercano di tirarti giù. But we're not in this world to pull each other down. Ma noi non siamo in questo mondo per tirar giù l'un l'altro. We are not crabs. Noi non siamo granchi. We are children of the Most High God. Noi siamo figli del Dio Onnipotente. And our job is to lift people up. E il nostro mestiere, il nostro lavoro è quello di innalzare le persone. To show them their potential. Di mostrare loro quale potenziale hanno in Cristo. So have a vision. Perciò abbiate una visione. Of God's purpose. Dello scopo di Dio. Of God's provision. Della provvigione di Dio. Of God's promises. Delle promesse di Dio. Of His power. Della sua potenza. Because He has given you everything you need. Perciò Lui ti ha dato e perché Lui ti ha dato tutto ciò di cui hai bisogno. And in John 7:37. In Giovanni 7:37.
Jesus said, "If anyone thirsts, come to me and drink." Gesù dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. He said, "Out of your innermost being shall spring living water." Perché dal vostro uomo usciranno fonti d'acqua viva. But he was talking about the Holy Spirit. Ma lui parlava allora dello Spirito Santo. That they were to be filled with the Holy Spirit. Di persone che sarebbero state riempite con lo Spirito Santo. A spring of life within them. E sono diventati sorgenti di acqua viva. And that's what happens when you receive the baptism of the Holy Spirit. Ed è questo che voi sarete quando riceverete il battesimo dello Spirito Santo. Springs of new life come. Fonti d'acqua viva arriveranno. And you're empowered like you never were before. E voi sarete resi potenti come mai prima. So wake up to the promise of the Holy Spirit. Perciò sveglia alle promesse di Dio. Wake up to the promises of God. Svegliati alle promesse di Dio. His promises cover every situation in life. Le promesse di Dio coprono ogni situazione che tu possa avere nella vita. Whether it's family, che sia la famiglia, or finance, la finanza, or your health, la salute, relationships, le relazioni. His promises and provision covers all. Le sue promesse, le sue provvigioni coprono ogni cosa. So spend time drinking. Perciò passa del tempo bevendo. Next, wake up to the vast need around you. Sveglia ai grandi bisogni che ci sono intorno a te. As we look around us today, mentre noi ci guardiamo intorno oggi, we see broken lives everywhere. Noi vediamo vite rotte dappertutto. We don't give up hope. Ma non perdiamo la speranza. We lift our hearts to God and pray for them. Noi proprio mettiamo il loro cuore davanti a Dio e preghiamo per loro. We look for opportunities to reach them. Noi dobbiamo cercare delle opportunità per raggiungerli. To help wake them up. Noi dobbiamo aiutarli a svegliarsi. To the fact that they are not victims. E dover dire loro che non sono vittime. They are victors. Sono vittorie. So wake up to the vast ministry of reconciliation. Ciò svegliatevi al ministero della riconciliazione. 2 Corinzi 5, 8 dal fine al 21 mentions there about the ministry of reconciliation. Ci parla del ministero della riconciliazione. And it says we are ambassadors for Christ. E ci dice che noi siamo ambasciatori per Cristo. That we are to say to the people around us. E noi dobbiamo dire alle persone che ci circondano. Be reconciled to God. Sii riconciliato con Dio. For He's made Jesus to be sin for us. Perché ha fatto sì che Gesù diventasse peccato per noi. He knew no sin. Il quale non aveva conosciuto peccato. That we might be made the righteousness of God in Christ. Affinché noi siamo resi giustizia di Dio in Cristo Gesù. So let's wake up. Perciò sveglia. Respond. Svegliamoci, rispondiamo. To God's presence. Alla presenza di Dio. To God's provision. Alla provvigione di Dio. To God's purposes. Allo scopo di Dio. And it says also in Ephesians 5:14. In Efesini 5:14 ci dice: Awake you who sleep and arise from the dead. Svegliati tu che dormi e sorgi dai morti. Time to awake. È tempo di svegliarsi. And also it tells us in 2 Timothy 1:6. Seconda Timoteo 1:6 ci dice anche to stir up the gift that's in us. Facciamo vedere i doni che sono dentro di noi. Because we have something in us. Perché noi abbiamo qualcosa in noi. It's the power of the Holy Spirit. Che è la potenza dello Spirito Santo. It's the word of God. È la parola di Dio. And the world around us needs to know about it. E il mondo che ci attorno ha bisogno di saperlo. So let us not be silent. Perciò non rimaniamo silenziosi. Wake up while we can. Svegliamoci appena possiamo. And let us not sleep as others. E non dormiamo come fanno tanti altri. And then in Romans 13 verse 11. In Romani 13 versetto 11 ci dice. It tells us. Ci dice. It's high time to wake out of sleep. È ora che ci svegliamo dal sonno. So wake up to the time it is. Svegliamoci dal sonno. It is later than you think. È una cosa nuova. It's later. È troppo tardi. Than you think. Più tardi di quanto pensiamo. So let's wake up. Perciò svegliamoci. And realize time is short. E rendiamoci conto che i tempi sono corti. We still have time. Sono brevi. Abbiamo ancora tempo. To reach our loved ones. Per raggiungere coloro che amiamo. We still have time. Abbiamo ancora tempo. To touch the lives of the hurting. Per toccare le vite di quelli che hanno dei problemi. Keep your faith active. Manteniamo attiva la nostra fede.
Keep your eyes on the purpose of God. Manteniamo i nostri occhi sullo scopo di Dio. We still have time. Abbiamo ancora tempo. To see our loved ones that are away from God brought in. Per vedere i nostri cari che sono ancora lontani dal Signore, vederli venire al Signore. We still have time to bring the prodigals home. Abbiamo ancora tempo per portare tutti i figlioli prodighi a casa. We still have time. Abbiamo ancora tempo per muoverci nello Spirito Santo. And the scripture also tells us, e la scrittura ci dice anche in 1 Thessalonians 5, verse 6, Prima Tessalonicesi 5, versetto 6, to wake up. Sveglia. Wake up to the time. Svegliati al tempo. Discover. Scopri. We have only a limited season. Abbiamo solamente una stagione limitata. And wake up. Sveglia. To the fact that we need to respond. Dobbiamo rispondere. All that Jesus did at the cross. Tutto ciò che Gesù ha fatto alla croce. The stripes he took on his back. Tutte le battiture che ha avuto nella schiena. The crown of thorns on his head. La corona di spine sulla testa. His back was striped beyond recognition. Il suo dorso fu rotto. He bore the burden of the whole world's sin. Ha portato tutti i pesi dei peccati del mondo. He did it for us. L'ha fatto per noi. He did it for you. L'ha fatto per te. For every generation and every nation. Per tutte le generazioni e per ogni nazione. But all that he did. Ma tutto ciò che lui ha fatto. Unless you respond to it. Se tu non rispondi a lui. It will do you no good. Non ti farà nessun bene. So that's why Jesus said. Ecco perché Gesù ha detto. Come to me. Vieni a me. All who labor and are heavy laden. Tu che sei affaticato e stanco. I'll give you rest. Io ti darò riposo. Take my yoke upon you. Prendi il mio gioco su di te. He said, my yoke is easy, my burden is light. Perché il mio carico e il mio gioco è leggero. So wake up. Perciò sveglia. To the day of grace. Al giorno della grazia. To the day of opportunity. Al giorno dell'opportunità. Wake up to the fact that you can do something about the future. Svegliati sul fatto che tu puoi fare qualcosa per il futuro. Because you are called. Perché tu sei chiamato. To be his witness. Per essere un suo testimone. In Mark chapter 16. In Marco capitolo 16. Jesus himself said. Gesù stesso disse. Go into all the world and preach the gospel. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo. To every creature. Tu ogni creatura. He that believes and is baptized shall be saved. Colui che crede sarà salvato. And he who does not believe will be lost. E colui che non ha creduto sarà perduto. He promised that signs would follow those who preach the gospel. Promette anche che i segni seguiranno coloro che hanno creduto nel Vangelo. He said, lay hands on the sick and they will recover. Metterete le mani sulle malati e guariranno. He said, in my name you cast out demons. Nel mio nome voi scaccerete i demoni. And on he goes. E va avanti ancora e ancora. And the Bible says they went forth and preached everywhere. E la Bibbia ci dice che loro andarono avanti a pregare e predicarono l'Evangelo dovunque. The Lord working with them. Il Signore operava con loro. Confirming the word with signs following. Confermava la parola con segni, miracoli, prodigi. So when we step out. Perciò quando noi andiamo avanti, speak the word, quando noi pronunciamo la parola, live by faith and not by feeling, quando noi viviamo per fede e non per sentimento, God will confirm his word, Dio confermerà la sua parola, because he honors his word, perché lui onora la sua parola, and his word is the same. E la sua parola è la stessa. The scripture says, la scrittura dice, Hebrews 13, verse 8, Ebrei 13, versetto 8. Jesus Christ is the same yesterday. Gesù Cristo è lo stesso ieri. The same today. Oggi. And the same forever. È in eterno. And just as I come to an end of this message. E mentre arrivo alla fine di questo messaggio. I want you to get ready to respond. Voglio chiedervi di essere pronti a rispondere. Because unless you respond. Perché se voi non rispondete. It will do you no good. Non sarà successo nulla. So be awake. Perciò sveglia. To the provision of the cross. Alla provisione della croce. Wake ai up, benefici della croce. Wake up to the promises. Svegliati alle promesse. Wake up to the provision. Svegliati ai benefici. Wake up to the purpose of God for your life. Svegliati allo scopo di Dio per la tua vita. You have the power to live the life. Tu hai la potenza di vivere una vita. Because God has enabled you. Perché Dio ti ha reso capace di vivere questa vita. I hope you'll take the time to get in touch with us. Mettetevi in contatto con noi. That you will respond. Rispondete. Send us your prayer requests. Mandateci le vostre richieste di preghiera. We will promise to pray for them. Noi promettiamo che pregheremo per voi. You. Pregheremo per le vostre richieste. And I would appreciate you writing us and saying if you've seen this program. E sarei contento se mi scriveste dicendo che avete visto questo programma. We can send you free literature. Possiamo mandarvi dei libretti gratuiti. Like this little Hope Builder Sights, Sounds and Seasons. Come questo Suoni e Stagioni.
It is a new season. È una nuova stagione. A new day of opportunity. È un nuovo giorno di opportunità. You don't look back, look forward. Non guardare indietro, guarda avanti. God is with you today. Dio è con te oggi. In this year you can see a transformation happen. In quest'anno vi vedrete una trasformazione enorme che succederà. In your family. Nella tua famiglia. In your community. Nelle vostre comunità. In every area of your life. E in ogni area della vostra vita. So remember what it says again in Romans 13:11. Perciò ricordatevi ancora quello che dice Romani 13, 11. It's high time to wake up. È tempo di svegliarsi. Out of your sleep. Dal vostro sonno. For now is your salvation nearer than when you believe. Perché la salvezza vostra è vicina più di quanto voi crediate. Then it says the night is far spent. Dice la notte è passata. The day is at hand. Il giorno è davanti. Therefore cast off the works of darkness. Perciò buttate via le opere delle Put tenebre. On the armor of light. E rivestitevi dell'armatura della vita. Don't live carelessly. Non vivete senza scopo. Live awake. Vivi sveglio. Just as you need to keep your eyes on the road when you're traveling and driving. Mentre voi guidate avete bisogno di mantenere i vostri occhi sulla strada che fate. Be alert. Siate allerta. Be awake. Siate svegli. Because God, perché Dio, wants to use you every day. Vuole usarvi ogni giorno. In all of your connections. In tutte le vostre connessioni. So now I'm going to pray for you. Perciò ora io voglio pregare per voi. If you don't have the assurance of salvation, se tu non hai ancora la sicurezza della salvezza, just say this prayer from your heart. Di questa preghiera col tuo cuore. Say, oh God, I come to you in Jesus' name. Oh Padre, vengo a te nel nome di Cristo Gesù. I admit that I'm a sinner. Io ammetto di essere un peccatore. But I thank you, Lord Jesus. Ma ti ringrazio, Signore Gesù. You died on the cross for me. Perché sei morto sulla croce per me. You paid the price for all my sins. Tu hai pagato il prezzo per tutti i miei peccati. Right now I repent. Ora, in questo momento, mi pento. Come into my heart, Lord Jesus. Vieni nel mio cuore, Signore Gesù. Cleanse me in your precious blood. Purificami col tuo prezioso sangue. For I gladly surrender my life perché to io you. Sottometto e arrendo la mia vita a te. In Jesus' name. Nel nome di Cristo Gesù. Now I speak healing over you. Ora io proclamo guarigioni su di voi. Peace over your family. Pace sulla vostra famiglia. Healing over your relationships. Guarigione delle vostre relazioni interrotte. Healing in your body, soul, mind and spirit. Guarigione nel vostro cuore, nel vostra mente, nel vostro spirito. Be healed. Siate guariti. Be blessed. Siate benedetti. Be restored. Siate restaurati. Awake. Sveglia. This is the day. Questo è il giorno. Of good things. Di cose meravigliose. In Jesus' mighty name. Nel nome potente di Gesù. Amen. 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 You're watching Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. Che meraviglia. Il messaggio è finito e siamo stati incoraggiati, siamo stati richiamati ad adorare, benedire, lodare il Signore in ogni momento della nostra vita. Ogni messaggio è una gioia, ogni messaggio è un incoraggiamento. Io sono sicuro che per voi che ascoltate, alla fine del messaggio siete diversi da quando avete iniziato, perché la parola di Dio cambia. Vogliamo ringraziare il dottor Cecil Stewart per questo impegno meraviglioso in tutto il mondo di proclamare la parola di Dio. Per lui la cosa più importante è proclamare la parola di Dio. Ed questo è veramente serietà da parte di chi predica. Io voglio invitarvi veramente a lodare e benedire il Signore. Siete in difficoltà, lodate il Signore. Siete ammalati, lodate il Signore. Siete scoraggiati, lodate il Signore. Perché? Perché anche nelle difficoltà il Signore è l'unica nostra soluzione. Gesù è la nostra soluzione. Lui è l'unica soluzione. Vi benedico e se volete acquistare i libri che il dottor Stewart ha scritto sono A Uomini Nuovi. Il telefono è 0332 723 007. Ha scritto parecchi libri e parecchi libretti, sono sicuro che vi incoraggeranno. Da parte mia, sono il pastore Romolo Giovanardi della comunità Fonte di Vita di Modena. Ho seguito Cecil in tutto il mondo e continuo a venire a Belfast, nonostante il freddo, per interpretare, per poter poi mandare questo messaggio in tante televisioni. Parole di vita, Teleoltre, che ringraziamo con tutto il nostro cuore per la meravigliosa
opera che svolgono. Vi benedico, vi abbraccio e viva Gesù! You're watching Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. You can watch this program again along with other messages by Dr. Stewart by going on to our YouTube channel. Just look up CCN Northern Ireland. Make sure you click subscribe to receive email notifications of further videos we upload. And don't forget to follow us on Facebook to receive all the latest updates, news and upcoming events. Many people are encouraged by these programs but have not yet been in touch. So please email us today and let us know how these messages by Dr. Stewart and the Word of God that he shares are helping you. Information on today's program, contact us today. CCN 547 Antrim Road, Belfast, County Antrim, Northern Ireland. BT 15 3BU. Telephone 02890 779 552. Email ccn@ccnorg.com. Check us out on Facebook and YouTube and visit our website ccnorg.com.